La senatrice Elisa Pirro è iscritta a parlare. Ne ha facoltà, 7 minuti. Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, vorrei cominciare questo mio intervento con una frase di Kapuś Kinski, grande reporter e saggista polacco scomparso nel 2007. È sempre il potere a provocare la rivoluzione, non certo di proposito, tuttavia il suo stile di vita e di governo finisce per diventare una vera e propria provocazione. Ciò avviene quando tra i personaggi dell'élite si instaurano il senso dell'impunità e la convinzione di poter fare qualunque cosa, di potersi permettere tutto. Quella che c'è stata il 4 marzo, colleghe e colleghi, è stata una rivoluzione gentile e pacifica, fatta da milioni di cittadini che hanno deliberatamente scelto di dire basta a quel potere rappresentato dai vecchi partiti che per troppo tempo sono stati forti con i deboli e deboli con i forti. Questi cittadini hanno scelto noi, ci hanno dato una delle cose più preziose che esistano, la loro fiducia. Non intendiamo deluderli e questa legge di bilancio, la prima di tante, ne è la dimostrazione. In questi mesi, tra i banchi delle opposizioni, c'è stato chi ha avuto la faccia tosta di gridarci vergogna. Beh, credo che a vergognarsi dovrebbero essere loro, che da competenti quali dicono di essere, ci hanno lasciato un paese con più di 5 milioni di persone in povertà assoluta. Un paese dove quasi la metà degli anziani non può permettersi nemmeno di accendere il riscaldamento delle proprie case. Perciò di cosa dovremmo vergognarci? Del reddito di cittadinanza? All'articolo 1, la nostra amata Costituzione, quella che 2 anni fa qualcuno voleva stravolgere, recita che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ebbene, qualora non l'abbiate ancora capito, o peggio facciate finta, il reddito di cittadinanza è una misura per il lavoro che permetterà a milioni di persone oggi escluse dal mercato e senza reddito di guardare al futuro con ottimismo. Dovremmo vergognarci di quota 100, con la quale iniziamo finalmente a superare la legge Fornero? Di aver disinnescato l'aumento dell'IVA nel 2019, una misura che mette a riparo i cittadini da un aumento del prelievo fiscale di oltre 12 miliardi? Di aver tagliato le pensioni d'oro e contemporaneamente aver alzato le minime? Del 1,5 miliardi stanziato per i risparmiatori truffati dalle banche, quelli abbandonati da chi ci ha preceduti? Siate seri, almeno per una volta, per favore, siate seri. Tra le pieghe di questa manovra ci sono provvedimenti che i cittadini attendevano da tempo immemore. Dopo una lunga confusione, per esempio, siamo riusciti a mettere un fondamentale punto fermo per i tanti professionisti sanitari che non si sono potuti iscrivere agli albi e lavorando però in ambito sanitario, dopo la legge 3 del 2018 della Lorenzin, rischiavano di restare senza lavoro. I massofisioterapisti, per dirne una. Ecco, in questo caso, vi racconto rapidamente, che fino al 1999 chi fino a quel momento aveva frequentato dei corsi regionali abilitanti la professione ha ottenuto l'equipollenza con la laurea e la conseguente iscrizione all'albo dei fisioterapisti. Chi invece ha frequentato questi corsi, che continuavano ad essere riconosciuti dalle regioni, dopo il 1999 è rimasto fuori dall'albo e rischia adesso di non poter più lavorare. Con un emendamento inserito nella legge di bilancio, chi attualmente sta esercitando una professione sanitaria senza avere un titolo idoneo potrà continuare a farlo purché abbia svolto l'attività professionale per un determinato periodo negli ultimi 10 anni. Questo gli permetterà infatti di iscriversi in elenchi speciali ad esaurimento legati agli albi professionali. Naturalmente non ci sarà un'equipollenza di titoli che consentano l'iscrizione agli albi, ma chi lavora potrà continuare a farlo. Una notizia che aspettavano in molti e che oggi sono felice di poter dare. Ma non solo, per gli enti territoriali, un altro capitolo che mi sta molto a cuore, istituiamo un fondo da 3 miliardi per il 2019, 3,4 per il 2020 e altri 2 per il 2021, che cresceranno fino a 3,2 miliardi annui nel periodo 2028-2033. Dal 2034 il fondo ripartirà con 1,5 miliardi annui. Andiamo ad aiutare comuni, province e regioni su settori vitali come l'edilizia pubblica, la manutenzione e la sicurezza del territorio, la manutenzione della rete viaria, la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Questi maggiori investimenti locali si vanno ad aggiungere ad 1 miliardo di maggiori fondi derivanti dallo sblocco degli avanzi di amministrazione per i comuni virtuosi. Diamo ossigeno agli enti territoriali massacrati fino ad oggi dal patto di stabilità interno e dal principio di pareggio di bilancio. In questo discorso non possiamo certamente dimenticare il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti nell'anticipazione ai comuni in temporanea crisi di liquidità di risorse che potranno essere utilizzate per pagare i debiti nei confronti delle aziende. Finalmente da quest'Aula stanno uscendo provvedimenti che guardano ai reali bisogni dei cittadini, di tutti i cittadini. Finalmente si ricomincia a guardare alla politica e a chi occupa questi scranni con fiducia, perché finalmente arrivano le risposte giuste.